Allora Roberto, chi sono gli autori del design dell'Onora Panda e quanto tempo ci hanno voluto per farlo? Beh, gli autori, gli artefici del design della Panda sono gli stessi che hanno disegnato la 500, ovvero lo studio del Fiat Design, un gruppo veramente motivato di ragazzi, uomini, donne, con una grande attenzione allo sviluppo dei valori non solo simbolici ma anche esperienziali del design della Fiat. Anche la Panda ha i baffi, o almeno ha una ristilizzazione, un'ispirazione ai baffi della 500. È un nuovo family feeling o una personalizzazione che sarà diversa per ogni modello? Sul frontale della nuova Panda c'è un emblema, non sono dei baffi che campeggiano sul color carrozzeria, ma è un emblema che supporta il logo e che divide il cofano dal paraurti. È un elemento che dà robustezza, sostanza e si inserisce proprio nel gap tra il cofano e il paraurti. Sappiamo quanto il nuovo modello anticipa e tiene conto delle norme e delle attenzioni per la sicurezza del pedone. Quindi è una volumetria, quella del frontale della nuova Panda, strettamente legata alla robustezza e alla sicurezza di chi viaggia a piedi. E quindi proprio questo baffo marca un emblema, una faccia positiva, un'espressione positiva del nuovo modello, senza essere un fregio, ma è una parte tecnica che divide due componenti. Senti, due domande su due dettagli. Il finestrino incastonato con l'1.8 e la pancia scavata, quanto sono ispirazioni, evoluzioni della vecchia Panda e quanto invece sono scelte stilistiche nuove, il rettangolo di bordi arrotondati che è una costante, un nuovo, cioè quanto c'è di nuovo, quanto c'è di tradizionale in questa Panda, e se hai qualche aneddoto sulle difficoltà di sviluppare questi elementi. Mi fa molto piacere che due degli elementi su cui si è lavorato di più abbiano colto l'intelligenza e l'attenzione di chi ci segue. E sicuramente questo finestrino, detto anche in gergo tecnico la terza luce, è diventato più raffinato e la parola che si è incastonato nella fiancata veramente mi colpisce e mi inorgoglisce, perché in effetti è proprio la parte vetrata che sottrae un po' di spazio al fanale. E questo lo fa dove il fanale non serve praticamente a nulla, cioè sulla fiancata, creando anche uno stacco aerodinamico che fa funzionare veramente al top la Panda per quanto riguarda la performance aerodinamica. Quindi è proprio un incastonamento che abbiamo voluto, riprende quello della Panda, io più che dire vecchia, ho scritto l'attuale, perché in effetti la nuova Panda succede a un modello ancora di successo, dove con questa nuova realizzazione andiamo a perfezionare degli elementi che già erano considerati utili e ben realizzati. Quindi l'incastonamento, come si dice, è tra la fanaleria e la porta, e invece sul cruscotto ci sono addirittura degli aneddoti da citare legati proprio al ricreare uno spazio aperto a giorno, come si definisce, proprio per sistemare la borsetta o qualsiasi altro oggetto, anche di notevoli dimensioni, là dove si pensava non ci fosse più spazio per niente, perché diciamo, sappiamo quanto la plancia sia occupata dai sistemi di sicurezza attivi come l'airbag, e quindi abbiamo mantenuto il vano chiuso, il cassetto chiuso sotto una certa altezza, il bag sulla parte superiore, abbiamo ricavato questo bellissimo spazio a giorno, che è uno dei tanti portaoggetti di Panda, che è anche circondato da una cornice che contiene tutte le funzioni legate al clima, quindi un lavoro che i designer hanno fatto di rafforzamento dell'immagine e di lettura delle funzioni immediata, quindi una vettura che si userà ancora più facilmente di quella attuale. Hai già anticipato un po' la risposta all'ultima domanda, cioè quanto il lavoro di design ha reso questa Panda più grande, più versatile all'interno, più vivibile? Ce lo stavi dicendo prima, molto, è stato proprio forse il centro del pensiero in questo caso. Ecco, proprio l'attenzione a chi vive, chi abita l'auto è uno dei fattori di comunicazione del design che vogliamo dare a questa nuova realizzazione. Una vettura che contiene i dettami e gli insegnamenti del design italiano delle più autorevoli firme, cioè quello di lavorare, diciamo, sempre con l'intelligenza del prodotto anche nella sua funzione di educare la clientela, portarla a leggere la bellezza anche nelle cose che non gridano, che non sono subito
intuibili come decorazioni o come orpelli, bensì come oggetti nuovi e utili. E allora la plancia, che è l'oggetto che abbiamo sempre di fronte a noi quando guidiamo, comunica già questa attenzione che i progettisti hanno dato alla vita e alle funzioni di bordo della vettura. Non c'è niente di trascendentale, niente che sconvolga le platee, ma tutto è al suo posto e soprattutto tutto acquista una dignità e un valore d'uso notevole. E questo ci gratifica molto e speriamo che la clientela ce lo confermi. Tutto il resto dell'abitacolo è un gioco di elementi che fungono da supporto a già una buona reputazione della vettura, che è la sua sostanza, la sua meccanica e la sua attitudine ad assolvere tutte le funzioni di mobilità.